Ciao, sono Matteo Testi, fondatore di Deep Learning Italia. Oggi parleremo di la differenza tra TensorFlow e PyTorch. PyTorch e TensorFlow sono i due frameworks più noti per sviluppare ed allenare modelli di Deep Learning. PyTorch è stato rilasciato da Facebook nel 2017, mentre TensorFlow nel 2015 da Google. Le differenze tra i due framework risiedono su tre aspetti fondamentali. Il primo risiede nel grafo computazionale. Entrambi i frameworks modellano la computazione attraverso dei grafi, una struttura dati aventi nodi e archi. In TensorFlow i grafi venivano definiti inizialmente in maniera statica, mentre PyTorch ha da sempre utilizzato dei grafi dinamici, in cui le computazioni avvengono linea di codice dopo linea di codice, rendendolo più semplice da debuggare. Il secondo risiede nell'esecuzione distribuita. Infatti, inizialmente in TensorFlow era abbastanza complesso lavorare su multiple GPU, mentre PyTorch ha da sempre fornito pieno supporto. Tuttavia, adesso anche TensorFlow si è adeguato e risulta abbastanza semplice in ambo i lati. Il terzo ed ultimo risiede nella verbosità e nella visualizzazione. Su questo frangente, TensorFlow non ha rivali. Esso è decisamente molto meno verboso rispetto a PyTorch e fornisce numerose API per proporre semplici e veloci visualizzazioni per i nostri modelli. In conclusione, sia TensorFlow che PyTorch offrono utili astrazioni che facilitano lo sviluppo di modelli riducendo il codice boilerplate. Differiscono perché PyTorch ha un approccio più orientato agli oggetti, mentre TensorFlow offre una varietà di opzioni. PyTorch è oggi utilizzato per molti progetti di deep learning e la sua popolarità è in aumento tra i ricercatori di intelligenza artificiale. Quando i ricercatori vogliono flessibilità, capacità di debug e breve durata della formazione, scelgono PyTorch. Grazie al suo framework ben documentato e all'abbondanza di modelli preaddestrati e tutorial, TensorFlow è lo strumento preferito di molti professionisti e ricercatori del settore. TensorFlow offre una migliore visualizzazione, che consente agli sviluppatori di eseguire meglio il debug e tenere traccia del processo di formazione. Se il video vi è piaciuto, mettete like e condividete. E per approfondire l'argomento, andate sul nostro sito www.deeplearningitalia.com, dove troverete i migliori corsi tech in lingua italiana fatti da docenti universitari, ricercatori e professionisti. Vi aspettiamo!